Interviene in dichiarazione di voto la consigliera Ficcardi. Prego, consigliera, in dichiarazione di voto sulla delibera, per 3 minuti ne ha facoltà. Colgo l'occasione semplicemente per ribadire quanto evidentemente non è stato recepito nei precedenti interventi. È stata discussa questa delibera in commissione ed è stata discussa anche lungamente in una sola commissione, voglio specificare ai colleghi disattenti che parlano di più commissioni, una sola commissione congiunta. Abbiamo parlato e abbiamo valutato anche le modifiche da inserire all'interno di questa commissione. Modifiche che ad oggi non ci sono state presentate, abbiamo riproposto più tempo proprio per includere un lavoro del nuovo delegato all'accessibilità anche su questo atto, che per noi è molto importante perché, come già detto, deve prevedere un programma di interventi totalmente inclusivo anche sul disagio mentale, come abbiamo detto, che non è assolutamente menzionato qui. È solo per questo motivo che oggi voi stessi ci costringete, forse proprio voi per una strategia politica, a votare non favorevolmente. Ma figliomeni, ma se è così, ma quando mai? Ma qua ci sono consiglieri che come priorità si sono dati il tema della disabilità. I primi argomenti trattati in commissione politiche e sociali sono A e C, trasporto per persone con disabilità, sono consulte. Ma come vi permettete a dire che noi non ci occupiamo di temi così sensibili? Avete fatto un intervento per uno, avete strumentalizzato un tema così delicato che è quello delle fragilità delle persone. Per quale motivo ce lo dovete spiegare voi? Quindi il voto ci asterremo, insomma, all'atto, alla delibera. Grazie.